questo punto la replica a Renzo della Fimi. Ma io proprio diretto, più, penso. Più che, no, sì, ma più che replica, io ovviamente rappresento l'industria musicale, musicale dico perché effettivamente l'industria discografica non esiste più nel senso stretto, questa è un'industria che non vende più dischi, ma diciamo meglio crea degli acquari musicali nei quali noi come utenti ci troviamo immersi dalla mattina alla sera e nei quali accediamo a contenuti attraverso le forme più disparate. Un'industria che qualcuno ha detto è un'industria che è scomparsa o che sta scomparendo, poi scopriamo che però Obama per organizzare We Are One, il grande concerto che si svolgerà domenica, è andato a battere a tutte le case discografiche per avere la più grande lista di artisti della storia che si esibiranno e le case discografiche pagheranno per portare lì a esibirsi al Lincoln Memorial e il concerto sarà trasmesso gratuitamente in streaming in tutto il mondo. Quindi qualcuno che si fa carico di questo lavoretto c'è e non sono società di telecomunicazioni, non sono società che vendono iPod, non sono società che vendono telefonino e non sono i service provider, ma c'è qualcuno che ha preso gli artisti, li porta lì fisicamente, li fa esibire e tutto ciò si svolge sulla pelle di qualcuno che in teoria, secondo i grandi media o secondo la maggior parte degli osservatori, sarebbe già scomparsa, morta e sepolta. Un'industria che riesce a fatturare 3,7 miliardi di dollari in un mercato in cui il 95% della diffusione è illecita, è già un miracolo probabilmente che ciò avvenga. Invece questa cosa si sta crescendo, questo mercato dei contenuti digitali si sta affermando sempre di più. Però è anche vero, e qui rispondo a Nuti, che poi alla fine questo è un business che deve vedere coinvolti tutti i soggetti che sono presenti sulla rete. Ti porto un esempio di un service provider danese, TDC, il quale ha fatto un accordo con le case discografiche in Danimarca e regala musica per vendere banda larga. Gli utenti di questo service provider hanno accesso illimitato a qualche milione di brani musicali che possono avere a disposizione in qualsiasi istante, pagando la connettività nell'abbonamento alla banda larga. La cosa più interessante che volevo citarvi è quello che dice il Senior Executive Vice President, Chief Strategy Officer, di solito ci sono questi nomi interessanti che qualificano i soggetti che rappresentano queste imprese, però è interessante che dice, siccome il nostro è un mercato maturo, quello danese, nel quale la customer retention è più importante della customer acquisition, questo servizio Play ha consentito di abbattere del 37% la perdita di clienti, che è invece il turnover di clienti che avevamo nei confronti dei concorrenti che offrono banda larga. Quindi, dico, la musica in questo caso è quello che noi oramai stiamo dicendo da più tempo, è un oggetto premium, il quale è molto interessante, non soltanto per soggetti disparati, le radio, una volta erano le radio che trasmettevano la musica, una volta era MTV, adesso la più grande televisione musicale del pianeta è YouTube, come è noto, il quale versa diritti per qualunque click che avviene sui propri video, e diventa anche un oggetto per vendere banda larga, ma nel senso buono, non in quello che si è consolidato nel nostro paese per anni, ovvero vendo banda larga e poi dico a tutti scaricate senza limite e chi se ne frega dei titolari diritti. Questo è stato un po' l'assunto che ha, basta vedere alcune note campagne di comunicazione. La cosa poi che sulla quale devo proprio rispondere a Paolo è anche quella, secondo me i service brand sono un po' in malafede quando dicono siamo difensori della libertà, siamo difensori del libero accesso, perché basta vedere le policy che adottano sullo spam per capire che del libero accesso e della difesa della privacy non ne frega niente, perché usano liste di spam le più disparate che arrivano provider. Service provider usano liste di spam, usano access provider, service provider, ma chiunque gestisce
Beh, basta vedere quando uno resta escluso da qualche cosa. Ma infatti le faccio le denunce sistematicamente. Sistematicamente, ma probabilmente è più importante perseguire i titolari dei diritti invece di perseguire service provider che svolgono questa attività illecita, illegale e peraltro non raccontano nemmeno bene ai propri clienti. Quindi, detto questo, abbiamo già chiarito un punto che è quello. Politica anti-spam si può fare, politica per tutelare i diritti, filtrare per la lotta alla pirateria non si può fare. Questo è stato detto a Bruxelles, ce l'avete chiarito e quindi adesso sappiamo qual è l'approccio che viene utilizzato per vendere banda larga nel nostro paese. No, scusa, Dino, avrai modo di replicare. Questa è la posizione che noi abbiamo già più volte verificato, come quando tagliano la linea a chi non paga la bolletta, quindi tranquillamente, quindi il fenomeno dell'accesso, della limitazione dell'accesso è un falso problema. L'altro aspetto invece interessante è quello che dicevo, che nonostante questo sistema anomalo, la diffusione di musica in rete sta crescendo molto. Noi riteniamo che la percentuale anche in Italia possa aumentare se saranno diciamo disponibili sempre maggiori servizi. Tu hai citato Dada, che è credo uno degli esempi più eclatanti di una impresa italiana che sta facendo grande innovazione su questo settore e sta facendo anche grande educazione degli utenti, quindi grandi possibilità, e quindi su questo fronte direi che ci si debba impegnare in via primaria.